è già partito qualcuno. Ciao. Ecco, tornato. Ah, è vero, che ho cambiato drink. No, no! A tutti, qualcuno rimanga Sono sul arrivata palco, io! per piacere, grazie. Sono Sono partiti apparsa nel vestiti, momento ma giusto. ha visto la battaglia, si sono buttati come... Geronimo! Anzi, di eroi! Stilton. Perché devo invitare chi? Ah, ma c'è Grazie. già, ok. Io mi Siamo devo tutti. riabituare con il nuovo trinket, che sono stato tipo per 6 di castello. Vale. Quello che summonava i quattro tizi che Sì, devi quello inutile. prendere in giro. Mi partiva già il tic appena tiravo i trinket. Altro era utilissimo. Anna si può cliccare. No, devi cliccare caso dove non è la palla. Oggi andiamo a sinistra. Ho preso quella della velocità, Questa. Rare, il Statue of the Ant. Ok, In prendi. English, please. Ma velocissimi! Scenetta di Benny Hill. Oh, no! Mi sono salvato, non so può. Vedo già. Non ho saltato, che Gianni, sto volando! Ottimismo, boh! Allora... A porca! Ottimismo della vita! Non avrebbe qualcosa da ridire. Cambiare congrega è ancora con le vecchie regole, no? Sì. Quindi mi sa che il nome conviene ancora. Non ci penso mai. Lo sai, sai. Fatina. Bastia. Però poi alla fine Ora ci la sono. pet c'è cioè, non so quando verrà fatto. Si parla forse di inizio novembre, quindi. Ho sentito una cucina. Beppe. Ah, Beppe. Non so se Presente parlava io o classe, me. adesso bene. Sì. Dico la patch, però non si sa quando sia, quando verrà applicata, forse tipo inizio novembre, quindi dipende se ti conviene o meno aspettare. È che adesso però dovrei fare tutte le quest, no? Sì. Invece quando faranno la patch,
Le quest non le dovrei fare. No, mettono tutto, c'è lo skip della MOV, Threads of Fate e via dicendo. Da qualcuno che cambia i poteri. Qualcuno che cambia nella forma. Eccola. Io non sono sicuro. Ho lasciato i talenti da mitica, ma va. Però hai i talenti da mitica. Oh, che palle! Sì. Decisamente. Ma cos'è che stunna sempre? È uno dei mobettini che fa la frontale. Joe, io non l'ho trovato. No, ci ho resettato, sto facendo. Il pack ce l'avete? In anticipo. Il? Il pack, la velocità, qualcuno ce l'ha? Sì, sì, sarà. Io l'ho preso. A posto. Beh, è rimasto acceso, spegnilo pure, grazie. Mi barate che cambi i talenti, per favore. Posso né saltare né indietreggiare. Quindi niente più. Molto più stabile, zoccolino. Allora, scegli questo. Mamma mia, che trasmuovi, quanto è brutto il mio personaggio. Ho preso un set a caso. Vabbè. Coi piedi nudi. Sembra il protagonista del labirinto del Fauno. Di solito anche io quello... sono così. Non so se è il protagonista. È il cattivo. Sembra che c'ho il filo spinato ai piedi. Ah, i piedi non li ho visti. I piedi sono orribili. Luca invece è tutto fatinoso e poi c'ha l'elmo che è un teschio. Cioè... di Lorenzo. Non si perdono i portieri, vero? Non dovresti. Porca. Ma neanche mai hai cambiato il transmog, era più bello quello di prima. Cioè, quello di No, me l'ha detto. Quale? Invece il mio è tutto in tinta sul violetto. Non era tutto nero e rosso con era quelle spalline. Ma no. Posso usare i transmog dei leggendari, ho cambiato il leggendario. Ah, porca troia. Peccato. E anche quello non ho capito perché abbiano scelto. Quindi devo droppare le spalle da Silvano. Infatti. Solo per il transmog. Ma sono scure? No. Sì. Cioè, non sono nere, belle. Come... Quelle altre sono quelle sono uguali al mitico. Deve andare a prendere mitiche. Anche io ce l'ho. Io ho cambiato di recente perché mi continuavano a tirare dietro tipo le scarpe, tutte ho visto adesso la mount che da Silvana. Tutti i tipi di shoulder nuovi che droppano della mod, sai, continuavano a dropparne uno ogni giorno. Allora mi sono detto facciamo un set con questo stile. Eccomi qua. Hai trovato giù? Aspetta che c'è l'ultima, sono fiducioso. Questa è qua. Eccola lì, Sì. No, non è qua. I famosi pesi di Alessio, quelli del mouse di prima. Devo resettare anch'io. Faccio un ultimo tentativo. Se ce l'hai buoni, no, dai, faccio un altro tentativo. Facciamo uno per uno. Anzi, dai, vabbè, tanto chiedissimo. Ah, no, dai. No, vabbè. Almeno facciamo, evitiamo di farlo a tutto volte. Facciamolo entrambi.
qua prima, porco. Ma il gioco lo sa. Entri. C'è l'occhio quel set. Ah, ma adesso. Vabbè. Ho zero. You will die. Sì, è lì. Magari devo passare i piedi. Sono un attimo offline, arrivo subito. Ok. Comodissime. Mettiti PvP che non ti nota da nessuno. La fa cagare. Grazie. Sì, caro. Va peggio. Comincia. Bello di no. Nulla. Arrivo, scusate, eccomi, I'm ready. Joe, ci sei? Dicevi tu cosa, giusto? 5, 4, 3, 2, 1.
dove sto andando. Stunnatissimo. Moro. No. No, my pet. No. Oof. Arrivare. Come stava Stefani? Ma dobbiamo attivare lo skip? Sì. Le ciabatte. The jailer will unleash all his fury upon us. We must not falter. Ma no. Oh. Che schifo. Aspetta, fammi controllare se non c'ero già. Lo ghiaccio qua sulla testa. The hour has come to make you pay for the indignities I suffered at Naxxramas. At long last, you will kneel before Count Kozad. Hai rialzare e rollando per trasmog, eh? Sì. Adesso arriva Beppe 99. No, ma mi sa che c'è. Se l'ho l'aspetto. No, non è ottenuto questo aspetto. Quando? Faccio essere stunato. Ancora peggio di me. Ma. Ui. Una gara di roll. Questo è quadrato che mi guffa. Serve aspetta qualcuno di questi. No. Ce li ho. Dovessero servire questi. Ma che fate? Gli ultimi due. Normal, poi cosa faccio? Healer o DPS?
Perché il tuo Zad secondo me potresti fare anche il DPS. Però non so. Cioè, prova a mettere il DPS. Se vediamo come male. Se mi smonate anche. Che fa? È due ore che no. Faccio la bara, ma passano tutti il portale senza lo caga nessuno. Gentaccione. Vuol dire che non ti vendi bene. E non c'hanno la DSL. Sì, sì. Io ho provato le farlo, ma non ci vedo. Detto quanti leader ci sono? Tre, a voi. Mi chiamo anche il tempo ad arrivare. Questo numero di giocatori quanti devono scendere? Ci siamo? Secondo me è sempre 5, perché anche l'altra volta un più o meno DPS, erano meno in 2, sì. Ok, scende l'Istrae con di solito eravamo Oenin, io, Luca, Oenin, Zilio, Valterra. Valterra, poi lo facciamo fare a Luzdovic e boh, visto il gruppo 4. Che sad. Dai, che il tuo Zad sborsa un po'. Mi devi tante cose. Sborsa. Scusa, troppo il tuo Zad. Cosa avevo capito alla prima cosa? Sto dormendo. Che il tuo freaking Zad. Bella questa. Five, four, three, two, one. You meddled with my affairs for the last time. Soul fracture. Giuki deve andare. Oenim, Elistre, Valterra, Giglio, Luzovic.
Sotto successo molto bello. È successo. Vengeful Destruction. Sotto non abbiamo sciupato sotto. Avete picchiato troppo? No, troppo poco, mi sa. Troppo poco, e quello perde il 40% della sua massa. 20%, sì. Ma un secondo dopo che ha castato è arrivato al 20%. Ah. Vabbè, buttiamone giù uno in più, tanto sopra li stiamo sciogliendo. Stato quasi in contemporanea. La prima volta che ho visto questo pallo. Ah, dove ci ha fatto restare? Ah, che buco. Seriamente? No, ma dai, ma... Allora, non rilascia... No, ti fa restare nel punto sbagliato, come se non avessi lo skip, un po' come al vecchio Raid. Vabbè, almeno non è Black in Lair e sei morta Nefarian. Va giù anche chi vuole andare giù? Azzer. Non si può pushare in una fase, cioè spaccare il filatterio in una volta. No, quello là quando arriva ti butta fuori lui quando. Sì,
Sì, ti dice scappa perché altrimenti ti uccide se rimani lì. Neanche se entrate tutti e fate... No. I bulli. 5, 4, 3, 2, 1. Vai giù, sì, ero nella tiri giù il 20% gli repai. Anche te sei rimasto pegato. Taraffa. Dara, poi morti in chat non muoiono mai loro, invece erano morti, bruttissimi. Vabbè. È una coppia di notte in fondo, non sarà nessuno. Boing. Neck in fondo lì. Ok, dentro qui devo andare. Teschio, vero? Prima le banshee in genere. Vale. Coppia in alto a sinistra. C'è una spike qua. Spike in alto a sinistra. Libero ball. Nessuno delle due. Dimenticavo che era un warlock. Vedi che devo tirare dai muro, eh? Ancora due giri da lì. Mettiamoci un darkness per gradirli.
divisione Fiato e notte è stata pesante. E adesso chi è che mi ha restato? Il boss Zard. Però guarda il combo che rivivi con la... Ah, però rivivi da nemico. La faccio solo. Get the neck, keep it. Per favore. C'era Turanbar che aveva chiesto se poteva aggregarsi. Ah, vai. 10 euro di Dio. Dentro chi deve andare? Resta la razza. Wow. Sono alla raffa. Già morto, eroe. Spirito, lo spostiamo. Un po' chiusi. Riuscite a seguirmi? Seguirmi? Beh, tiriamo giù. Non riesco a curare così. Ma dovrebbe essere morto. Viola. Lo skip. No, non ci credo, la cosa più inutile di tutti i loot che poteva darmi. I pantaloni. Dobbiamo parlare di chi prende soltanto Stygia. A qualcuno servono questi? Light be with us all. Fight to save our world. For us lontano, però sì. Guarda la quest. No, è andato via quello della quest. Potrei venire con l'hunter per tentare l'arco. Ho cortino di healer, forse. Cioè, non lo so, fa tanti danni in più. Cioè, perché siamo 2-3, 15, cioè 2-4, 14 siamo. Ce la facciamo contro il... Se non... Se vuoi vengo io con la panoramixa. No. Ah, oh, vabbè, proviamo. Ma se no, scusa, non c'è Comana. Esatto, sì, Comana gira healer. Comana si gira healer. Pensavo di andare con 4 su Silvana. Però se mi dico che con 3 è fattibile, io non l'ho mai fatta, quindi... Non mi ricordo, l'ultima volta erano 2-3-9 forse, però. Ciao! 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 Ciao. Qualcuno mi mette la mount del Trasmo. Proviamo! Grazie. Proviamo! Tieni qua fuori il PG... Se è... Lo butti dentro. Ok. Se no, ti detto sì. L'altra volta chi tancava? Notte? E io mi sa. Al massimo gira notte healer. Tanca zio, sì. Beh. Sì. Ma quindi che faccio? Healer o... Sì, grazie. Vedi di curare bene. Joe, guida tu. Io non l'ho fatto. Quindi non so neanche cosa faccio. Attento al groviera. Ho visto il video mentre lo facevano, ma non guide, roba del genere, quindi... Tanto se resta in gruppo non lo dovrebbe contare da disconnesso. Vabbè, per sicurezza. Tanto li ricompaio.
Vabbè, tanto abbiamo Matteo che ti devo. Ah, tanto fai la bara, Matteo, che evochiamo anche Salmo. Volevo lo spadone, porca troia. Quindi non servono nessuno quei bracciali? Non ti servono, li prendo, ma servono proprio. Quasi quasi lo rollerei per discipline. Oh, vedete voi, io volevo tenermelo proprio al nonno, perché devo cambiare, che c'ho il leggendario e non c'ho il neck. È il necky. Sì, è un pacco il necky. dallo comana. Ah, scusami. Vado un attimo in bagno, arrivo. Con un rispettabile 16. Grazie. Nonna Silvana. Troppo un bel trinket. Mettete tutti i trinket da tank. Tutti loot specialization tank, grazie. Se non vi serve niente, sì. È uguale a DPS. Anche per me. È lo stesso. L'unica cosa che non mi dà è Warrior Soul. Non hanno ancora inventato il Lantern Tank. Ed è il best trinket per lì. Ok. Siamo tutti sulla stessa. A me da Guardian, però non me lo dà, sai. Perché da Strength. Maledetti. Sì, perché allora effettivamente metto... non è un trinket da Tank. Allora metto Feral, ti mi esce il combo. L'unica cosa che mi serve è il combat, quindi... Non dici God Warrior? Mm. È una bestia quel coso. Gustoso, molto gustoso. Sostituirei questo fantastico trinket che mi porterò presso fino alla 9.3. L'anima del vecchio guerriero. A me fai vaga cerità al 46%, tipo. Adesso è nascosto. Non lo vedevo. Turambar Prodigium. Eccomi. E boh, ready check. Io voglio una braccia. Mi... Ah, ce stanno smurando. Grazie. Nonna Silvana. Dobbiamo tenerlo verso la faccia verso l'esterno e gli altri stanno all'interno perché fa un cleave frontale. Okay, sovrapposti o no? Beh, noi due non importa, gli altri che prendono le stack, okay. Che poi le prendono anche per i cerchietti. Swap e... swap ogni... sì, esatto. E vedi che non si muove, dobbiamo rincorrerla noi. Okay. Cioè si sposta però è fissa. Okay. Si gira e basta. 5, 4, 3, 2, 1. Very well. Death it is. Parti tu, ma nel dubbio. Ah, da spioncio fuori in faccia. Ecco, quando ti fa sta freccia, che io te la taunt, ti devi allontanare dagli altri. L'ha fatta te? Sì, okay. Sì, sì, è lo swap. Quando ce la swappiamo ti mette la freccia. E devo rompere. E in ultima fase, se ce l'hai, è meglio che cambi piattaforma. In quel periodo. Okay.
C'è una lag assurda. Sarà le catene. Come sono le catene? Fate le catene, ignorate il schivate boss. Schivate tutto. Schivate. Ah, io sono di cappami. Io sono poi più forte. Sono da schivare adesso. Schivate, 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 basta. Che lei volerà. Ora. Ora ci sono ancora delle stringhe. Spoedati, spoedati. Ok. GBL. Si può skippare. Skippare automaticamente la scena, ma te la devi toccare lo stesso. C'è uno nuovo che probabilmente la deve vedere. Sono io. No, we will stop you. Grande Thanos. E adesso ho tra i buchi. Jailer Thanos. Lo so, io vedo delle mosche attorno a Thrall, non so se è normale. Qua cosa dobbiamo fare? Passare da una parte all'altra. Non cadere nei buchi. Stando attento che i ponti che metteranno ci saranno. Possiamo dei prendere buchi i prismi. E il boss farà delle ondate nere che bisogna evitare, perché spingono leggermente indietro e mettono un dot. Claro. Lo schiva schiva adesso. Sì, tanto il danno non lo prende. Bisogna andare dall'altra parte. E tu mi capirai. Forse. Adesso okay, altro ponte. Attenzione ai buchi. Interrompete. Bravissimo. Danno come se piovesse. Adesso qua sotto danno pesante. Non fa degli altri sto palo. E dopo? Dopo. Lontano. Poi si torna su di lei appena finito l'attacco. Pronti a stare spredati. Spredati. Ok, spostiamoci dall'altra parte, da dove c'è Thrall, attraversiamo, ma che buchi. Ah, non sono tank. Quello grosso il primo. Schivate. Ok. Avanziamo. Quickly, champions.
Ottimo, sempre quello grosso, ignorate Silvana. Metto un mark, no non posso, vabbè è quello grosso. Letta. Ok, avanziamo. Dall'altra parte. Sempre quello grosso. Sempre predate. Ok, ultimo ponte. Bravissimi. Ok, danno sul boss. Di cooldown leggeri, tenete quelli pesanti per l'heroism. Ok, evitate. Ignorate gli add, eh. Danno sul boss. Ok. Predate. Perfetto. Pronti che andiamo di eroes. Tranquillità. Quickly, champions! Stop Sylvanas! Death bends to mine! Adesso. Ero. Gli hai spiegato delle pozze? Ah, le faccio io. Ok. Guarda che qua il primo giro proprio non so. Scappa sempre sulla destra e dopo vai sulla sinistra. Ehi, tantatela. Evitare. Sulla destra guardando il centro. A dove siamo, rispetto a dove siamo arrivati. Pronti ad andare a destra rispetto al centro, sì. Anti-orologio, dai. Segui il gruppo. Vai a... Anche c'è una freccia qua in mezzo, non so chi sia. Sono scappato di là. Fatto bene. Poi tornate indietro. Ok, andiamo via. A destra. Via, subito. Dovrebbe essere spaventati adesso? No. Distellate sì, notte. Ok. Vai, muoviti. Tantatelo. Lontani da me, lontani da notte. Ok. Grazie. Aspettate. Grazie. E no? Almeno non lo so. Pronti a spostarci? Via. Ok. Dispellate notte. Giusto.
con Ecchi. No, no. Ma notte va benissimo. Ok, ti do un personale, danno sul boss. Resistete. Predate. Dividersi. Danno sul boss. Ah, eh sì. Ma io l'ho già visto, così. Perché non posso saltare? Ma anch'io, perché? Ah, ecco. No, un cazzo. Drammatico sì, cazzo news. Adesso lo fa saltare. Vabbè. Il trigger. Niente, neanche il conduit. Dammelo! Sto cazzo! Omnimous. Avessi preso una sharp, ti compro un mouse senza fili. Che sto provando, senza fili, a me serve il filo. Senza fili, allora te lo compro con due fili. Il numero di Hunter dice Trinket. Quindi Anavi. Ah, viene. Qualcuno vuole anello? Quello che sta facendo rollare amico? Non serve. 188 critico. Tanta roba. Quello buono, quello buono. Ah, dei rolloni, eh? Una boia che battaglia dei poveri. Se lo deve prendere, prendiamo la Death Gate, immagino. Sì, sì, sì. Va, a meno che non vuoi prendere un portale per Oribos. Appunto. Tra l'altro ti fa un portale per Oribos quando siamo già a Oribos. Quindi uno a Beppe, uno a Cristi. Ah, erano due anelli. Sì. Io lo do a Cristi e tu Nico dallo a Beppe. Ok. Aspetta che sono fuori, Emiliano. Sì. Ecco. Prendi la sciamana, Ganelman. Elisa, prendi l'Hunter. E Emiliano, prendi il druid. Come fa a mancarmi un boss del nord? Ah, giusto, guardiamo. Ce ne sono. Me ne manca uno. Vai, se non mi... Ah, dai. Dove sta? Mi sono persa. No, dritto. Dove dobbiamo andare? Ah, giusto. Io? Sì, sì, a destra. No. Dietro di te. Oh. Ok. Ah, già, è vero. The basement.
Allora, mentre arriviamo là, potete... Può rientrare, sì. Sì? Vabbè, facciamo prima gli altri. Come ha fatto tu? Dobbiamo... Vai, dai, vai qua subito. Facciamo gli ad, poi facciamo una pausa 2-3 minuti e poi avanziamo. Ho sbagliato di azione. Oh. Fanno i portali comodi per uscire, ma i portali per entrare portati dal posto. Maledetta zanzara, oh. Ancora non so schiattate. Penso che finiscono le zanzare, arrivano le cimici. No, qua io le cimici non ce l'ho. Meno male. No, a Roma ci sono direttamente i topi volanti, le cimici non esistono. Oggi ho visto uno scoiattolo. Sei sicuro fosse proprio uno scoiattolo? Scoiattolo! Sì, mi sono fermato anche, era molto piccolo. Un topo divenuto cinghiale. Piano piano c'aveva la coda che è andato al parrucchiere. Gruppo. Io scogliati ne ho visti anche troppi alle 5 terre. Il gruppo come in dietro. E qualcuno aggro. Ho l'aggro io. Anzi, era più comune vedere pavoni che scogliatoli. E se andate a Treviso e guardate nel canale, non ci sono, ci sono più nutrie che anatre. Che poesia. Ma tu devi vedere le anatre che hanno, poi guardare le nutrie. Vabbè, per forza. Se non se le mangiano addirittura. Sì, esatto. È andata l'arancia, poi è uscito un articolo che anche la nutria all'arancia non è male, perché c'era un bar che i cinesi a Mantova, Mantova, sì. Massimiliano, scusa, mi sono distratto. Panino alla nutria, secondo me deve essere fenomenale. Mamma mia, che schifo. Cioè, ma questo che aveva le nutrie congelate nel freezer, madonna. Che film era il Topo Burger? Uno a Mantova. Aveva un bar. No, c'era un film di fantascienza che a un certo punto tirano fuori Topo Burger. Mi ricordo. Non c'era più altra carne. I Visitors. Non ricordo più che era. Visitors, dici? I Visitors mangiavano i topi. No, secondo me è Demolition Man. Può essere. Vomitation Man. Sì, sì. Quando scende sì, sotto. Bravo, esattamente. Esatto. Però la nutria non è un topo, eh. È una... È della famiglia dei castori, comunque. Infatti, credo che sia addirittura erbivora. Ma infatti che... quando c'erano le pubblicità dell'Annabella di Pavia che davano le davano le pellicce col collo incastorino, era una nutria. Dobbiamo summonare Galil. Facciamo consumare un sacco di legno con le bare stasera, ma... Sì. Prendete l'agro tank!
Vi manderò. Grazie per aver portato via Yad dall'unico Wild Spirit che ho tirato stasera. Gentilissimo. Il mio avvocato fa avere mie notizie. Non fare più. Vado davanti. Che attacca tanta roba, eh. Io lo vorrei addestrato da tenere in casa. Faccio la barra avanti a tutti a vedere se qualcuno si ferma a cliccare. E si posa sulla macchina, gli devi consegnare le chiavi, perché è inutile, è inutile cercare di aprire la portiera. E, no, e il parcheggiatore tipo... di Napoli. Un minuto, arrivo. Da noi se si appoggia sulla portiera, non li puoi toccare perché finisci imbustato con la forestale. Gio. Se non li tocchi ti menano loro. Gio, quanto CD hai sul Divine Shield? 3 minuti e 5. Lo puoi ridurre in qualche modo? È già ridotto. Posso ridurlo con un talento? Hai fatto la barra e mi ha summonato. Aspetta, devo fare due calcoli. Però sì, potrei. Quanto ti serve? Non lo so, era una domanda. Allora, se cambio... Mi cliccate, per favore, sennò Elven rimanerà. Allora, 5 secondi ogni 38. Aspetta un attimo, devo capire. Comunque sarà tipo 3 minuti, massimo. Vabbè, proviamo... Però mentre... devo andare a cambiare il... No, no, tranquillo. Allora, c'è un break 4 minuti. Andate a pipì, mangiare. 4 minuti e cagotto pesante. Ciao, scusate. Ciao, Andre. Addio, buona serata. Devi gonfiare la bicicletta. Ecco, lo sciacquone era perfetto. Arrivo. Così che lascio il microfono aperto. E comunque c'era il gabbiano che viveva sul tetto di una casa. Praticamente c'era il ponticello che connetteva la casa con l'ascensore per andare giù nelle strade di Genova, e lo collegava con le colline e coso, e c'era il gabbiano proprio lì sopra, e certe volte la gente che ci passava questo gabbiano ci picchiava sotto e iniziava ad attaccare la gente. Io avevo un professore universitario a Genova che tipo era nei piani alti dell'università, e lo vedevo che ogni tanto andava dalla finestra e metteva qualcosa, aveva un nido di gabbiano. A un certo punto stavo facendo un'interrogazione perché l'esame lo dava nell'ufficio, sento, vedo tipo dalla finestra mezza aperta che entra tipo una testa enorme che faceva era la mamma. Allora Gio qua enorme. Dice Gio, ci sei? Grazie. Uno di voi è per forza andato a cagare 4 minuti per vivo. Si scrivono in privato. Romana is the new Ascalon. Il tank è morto. Anche l'Uzd da summonare, abbiamo lasciato là tutti. Aspetta. Nico, arriviamo. Grazie, Rafa. Aspetta, se qualcuno mi clicca, perché sono qui da sola alla bara. Grazie, Matt. Ce ne sono altri da summonare? Non credo. Attenzione. Un gatto appare dal nulla.
Cioè, intanto che abbiamo 30 secondi, un simpatico healer. Anzi, due healer che vengono a pullare il boss. State lontani tutti gli altri. Solo due healer con noi, due tank. Ok. Io ne vado dall'altro boss. Allora, Joe, dovresti... Anche Valter deve rifare la bara. Devi prenderti il Sander, poi ti prendi l'Obliterate e poi ti bolli. Prova con col Blasting of Wisdom. Obliterate. Vabbè. Ma comunque l'altra volta fatto cavolo l'ho fatto. Perché qua cioè... dice che addirittura te ne puoi prendere, cioè te li prendi tutte e due tu, tre colpi ti prendi. Che cazzo ha pollato? Tutti e quattro? No, quattro, il quarto ti ammazza secondo me. Allora, c'ho 8 secondi, no, se calcolo bene le... Ci avete ammazzato adesso non mi ricordo se tu l'altra volta ti sei preso il quarto. Sì. Ok, allora niente. State lontani, non funziona. Perché il primo lo prendo e vabbè, lo reggo. Il primo te lo reggi, poi ti bolli. Secondo mi bollo. Ti bolli e poi lo devi ritauntare. Praticamente sì. Qua dice... Dice può prenderti doppio obliterate tauntando vicino alla fine del primo cast. Cioè credo che ti bolli e... Cioè, il primo colpo lo prendo io. E poi ti bolli e l'obliterate me lo taunti appena finisce il... Cioè quasi quando sta per finire il cast. Perché sennò se ti bolli durante lui si gira. Cioè penso sia uguale in realtà, eh. Devo solo capire quanto dura i due calci, perché sennò io per 8 secondi me lo posso tenere tranquillamente. E per quello penso basti, cioè tipo che tra uno e l'altro cioè ci impieghi tipo 2-3 secondi a castare. Niente, Azel lo lasciamo morto lì, distinti, senza manco il tavolino. Ma prova, facciamo che ne provo a prendere tutti e quattro io. No, no. Giusto per fare una prova. Ok, sì. E cosa fai? Tutti e quattro te li prendi? Quindi sì. Ti bolli verso la fine del primo cast, del secondo cast? Esatto. Vediamo okay. se funziona, facciamo un tentativo. Aspetta che devo cambiare un talento. Al massimo te lo taunto al volo sull'ultimo se vedo che ti è scaduta la bolla. Sì. Ah, in teoria la bolla comunque mi rimuove il debuff, presumo. Penso, non lo so, non ci ho fatto caso. Quindi... E dobbiamo vedere poi se al secondo giro ce l'hai ancora attiva. Non, cioè, penso tu possa ricastarla, per quello ti dicevo. No, credo che se tu... Se facendo il calcolo di quanto era durata bene o male, forse ce l'ho al terzo pilastro. Perché qua dice proprio Protection Paladin, quindi c'è qualcosa che ti fa tirare due scudi praticamente. La volta che l'ho fatto io lo prendeva sempre... Allora, o non hai devo... tipo Guardian of qualcosa che ti... No, o devo andare a rispecchiare, posso provare con Benedizione Protezione Magica, quello sì. Quel cos'è caso, che fa? Mi riduce tutti i danni magici. Eh sì, perché fa danno che era quello magico, che tra l'altro sì, me l'aveva detto anche Comana. Sì. Però mi riduce la vabbè. Allora, è per quello, perché perché riducendoti i danni magici di tutto, praticamente ti puoi prendere tutti gli obliterate tu. Sì, allora aspetta un attimo, questo dura 3 minuti, quindi bolla, questo e la bolla, dovrei starci. No, questo bolla è questo. Ok. Facciamo così. Perché se funziona sta roba qua non dobbiamo neanche preoccuparci troppo degli schiaffoni. Vaffa.
Se no lo possiamo fare solo tipo sul secondo giro e sull'ultimo giro, che sono quelli un po' più critici a livello di danni. E no, aspetta, Eli, metto il calderone. Il calderone? Sì. Mi regalate delle fiasche? Perché io brutalmente l'ho finito. Ce l'ho io. Me ne servono 7. Ce l'ho io. Che stavano a 650 gold, ne ho comprate una decina. Sì, anche perché siamo tornati a 1.000.000 di gold e passa in banca, quindi puoi fare anche la spesa con i soldi della banca. Ok, siamo a posto. Matteo, fai una bara. Arrivo. Dopo aver letto WhatsApp è calata la temperatura. Mettiti una giacca. È colpa della raffa. Oh mamma mia. Oh, raffa. È meraviglioso. Mamma mia. Neanche il brancamento. Tanto lo so che LOL apprezzerà. Solo lui di solito. Ok, comunque in ogni caso per qualsiasi evenienza gruppo 1 e gruppo 3 staranno sul verde e 2 e 4 sul blu. 1 più 3 verde. Ma aspetta, che ieri sera poi stavo dormendo, nel senso i due gruppi stanno sul loro flare, no? Yep. E poi a un certo punto ho visto che andavamo tutti sullo stesso. Allora, poi praticamente quando lui va a zero di energia, mm-hmm, che fa i cast, ci spostiamo tutti vicino al pilastro, quindi saremo tutti monopixel sul verde, tutti monopixel sulla luna, tutti monopixel sul blu. Ah, ok, era semplicemente un movimento. È per evitare, per usare i darkness in combat. Sì. Primo darkness sul secondo cast lo fa Nico. Oggi abbiamo un po' di CD difensivi. Ok. Vabbè. Quindi quello lo fa Nico e usiamo un po' i cooldown di cura. Poi sul secondo lo farà Zilio. Facciamo sul primo Nico più Anti-Magic Shield di Michele. Sul secondo lo fa Zilio e Anti-Magic Shield mio o di Beppe. E sul terzo ancora dovrebbe essere disponibile Nico e un Anti-Magic Shield a chi capita. Ok. Occhio che quando siamo dentro al cerchio del pilastro farà il raggio. Per evitarlo il modo più semplice è o attraversare il boss o di lato se avete una velocità. Caramelle, prendete le fiasche. Le fiasche prese. Le caramelle cadute giù di sotto. Time warp allo start. Time warp allo start. L'olio dell'imbalsamatore, forse. Non si mangia più in questo ristorante. Lì c'è anche... Non si mangia più. Gimli, prendi la fiasca. Prima c'era il banchetto, Raffa, tu l'hai... Non l'ho visto, ero impegnata a scrivere scemenze sulla giornata. Brava. Ho mangiato il mio. Dov'è la flask, scusa, Snecchino? Io. Grazie. E andiamo 1 e 3 verde, 2 e 4 verde, le bombe dietro. 5, 4, 3, 2, 1. Parti tu giù. Devi bellissimo. Troppo vicino. Fortuna che ha preso la flask. Che è successo? Ho rilasciato. Voleve mai intenso, questo l'avete fatto perché Raffaella non l'aveva mangiato, dite la verità. Così ora vi fate grazie, è troppo buoni. Kappa Sizen.
Fuggi. 97%, beh, dai. Partite. Abbiamo tirato anche troppo. Margine, possiamo solo migliorare. 20,33 secondi, possiamo fare meglio, anche 19. Abbiamo fatto un po' perfetto in 20 secondi, non male. Qual è stata la vostra kill più veloce? 19 secondi. E come l'hai fatto? Ammappi tutti. Banchetti, chi ha le rune. Economico. Chi ha le rune può mettersi anche le rune, visto con DPS check. Se non le avete tante, tenetevele per ritry dopo. Devo comprare le rune. Ma dico le rune perché non so, a me stanno uscendo pure da quel posto, visto che con la cosa dei col tavolozzo dei campioni. Qui c'è una novantina nelle borse. Io ho mandato due missioni che danno le rune, infatti. No, non è vero. Ho mandato quelle che danno oro. Sono maledetti perché quando le vendi si prende un sacco di gold del deposito. Bombe. Raggio. Occhio. Bombe. Vai con la combo. No. Una seconda non l'ho retto. Tutti sul verde. Quando ti avevi tirata la bolla? E appena prima che finisse il cast. Ma doveva durare 10 secondi, adesso devo vedere. Di Magic Shield, Mickey. Dentro. Tutti monopixel. Le bombe dall'altra parte. Non uscite la cosa, raggio, schivate. Via. Attorno, fuori. Sto morto, me curate. Il raggio faccio fatica a vederlo. Ce l'hai il quello che rende i danni magici? No, quello no. Adesso provo di bolla. Ok. Bolla funziona. Ok. Andiamo avanti ancora un po'. Sì, no, diceva dei Dying Shield, tu l'altro prima hai usato l'altro. Sì. Bombe. No, ma il primo l'ho retto, se no non mi ha retto il secondo. Perché ti mette un debuff e ti moltiplica il danno che prendi dal secondo obliterate. Però se io ho l'immunità dell'obliterate. No, perché obliterate ha una componente fisica e una magica. Ah, ok. Quindi la componente fisica non la previene e ti ammazza. Tutti i monopixel sulla luna. Make sense. Urlo, darkness, Zillio. Dentro. Monopixel, le bombe dall'altra parte. E raggio da schivare. Ah raga, le bombe devono andare prima però, devono andare proprio dall'altra parte. Fuori. Le bombe. Guarda un po' che cooldown hai adesso. Fa 30 secondi. Non ce la fa. Quindi abbiamo detto che allora posso prenderne solo uno. Allora facciamo 30 secondi, mi hai detto, quindi facciamo il primo giro praticamente,
No, però io posso. Posso quanti prendermene. Ascolta, posso prendermene rinunciando a questo blessing. Posso prendermi il primo tutto e il secondo tutto con la bolla. Cioè, scusa, il primo e il terzo. Perché c'è il cooldown ridotto? Perché c'ho la bolla che è 5 minuti. Perché adesso ho preso questo che è 3 minuti. Però se rinuncio a questo, c'ho la bolla a 3 minuti e 5. Ok. Quindi dovrei riuscire con la bolla ad avercelo al primo giro e al terzo. Ok. Credo. Perché adesso non ho visto quando. Ah, posso vedere quando sono morto. Vediamo, eventualmente. Sono morto. Che non da crescere da disco. Comunque dai, è andato meglio del primo try. Hai tattato si può fare. Mi piace tutto. Metta tre se non. Scusa, non tu Gio, la prima te la sei presa in faccia, giusto? Prima l'ho presa in faccia ed è quello fisico. Il secondo, che è il misto, l'ho parato con la protezione, quello da spredare. E il terzo colpo, che è quello che dovevi spredare te, mi ha shottato. Ok. Invece con la bolla li ho presi tutti e tre, mi sembra. Allora, facciamo così. Al primo giro lo faccio normale. Quindi senza niente. Poi sul secondo usi la bolla. E poi lo usi sull'ultimo. Credo ne faccia 4. Non sono sicuro. Qualcuno si ricorda se in fase finale lo fa? No. Cioè, quando sono spariti tutti i pilastri lo fa? Vabbè, proviamo a fare primo e terzo, facciamo. E sul secondo muori. Così. Puoi fare Arden Defender, no? Così non muori. Quello dicevo io. Cos'è quella roba lì? Arden Defender ti fa risuscitare una volta. Quello lì fai sul. Quindi il primo ti fa la bolla, il secondo fai Arden Defender. E il terzo la bolla ancora. Se volete, in caso io posso provare a fare bolla e taunt. Sì, si può fare, però. In caso. Proviamo, tanto ci abbiamo visto 33%, ci abbiamo un po' di tempo per. Anzi, io mi sa che ce l'ho maestria un po' alta. Prova a farlo subito al primo try, quello con l'Arden Defender, a vedere cosa succede. È normale la maestria del 70%? No. Un po' alta, è vero? Cioè, ma aspetta, spiegami bene come funziona Arden Defender. Defender ti riduce i danni. Se vieni shottato da un colpo, da un singolo colpo, ti riporta al 20% di vita. Così dovrebbe essere in linea di massimo. Ok, quindi teoria, solo lui uno mi dà... dei due riusciresti a prenderti. Perché il primo non ti dovrebbe uccidere, no? No, il primo colpo non ti uccide, no. Perché... Cioè, lo spreddi. Lo devi spreddare. No, è quello che vogliamo evitare, di spreddare, capito? E allora, cioè... Secondo te ti riammazza. Vabbè, allora no, fai la bolla al primo, poi fai al secondo giro, condividiamo uno solo, e il secondo te lo taunti e fai Arden Defender. E al terzo fai la bolla. Ma è il gioco del 15. 4, 3, 2, 1. Sentry.
Bombe. Sargio. Bombe. Bolla. Ma siete partiti senza conto la rovescia? No, l'abbiamo fatto. Monopixel sul verde. Prima prendiamo danno. Poi anti-magic shield Mickey. Occhio che l'hai tirato un po' in anticipo, Nico. Sul secondo cast. Bombe dal lato. Via, via, via. Taggio. Via, bestia. Fuori. Bombe. Tutti tra i due marker. Ho usato. Ok. E questo però dove si... Ne avevo preso io il primo. Ah, no. Ok. Non lo so, non lo so, va bene. Attivare. Altair. Via le bombe. Adesso amico. Oh. No. Monopixel sulla luna. Adesso bollati te, Sì, sì. Sono morte fin. Darkness, Giglio. Dentro. Bombe dal lato. Attivare il raggio. Certo. Non so va a posti con le bombe. Siamo scappati via insieme e nessuno ha cambiato direzione. Allora salvo di lui dove c'è il tank, sopra il tank, via dalla luna. Dici a me? Sì. Taunta e fai bolla. No. Oh. Magari mi devo preparare le macro, il mondo giusto. Yeah. Io non ce l'avevo. C'avevo ancora 40 secondi. Non l'avrei avuto. Non l'avresti avuto. No. Ah, yeah. Avrei avuto l'Ardent Defender di nuovo, probabilmente. Sì, Ardent Defender sì. Ok, allora facciamo come prima che... Ne metto uno in mezzo tutti e tutti guardando il center. E sull'ultimo si sarà le ball. Adesso abbiamo ritornato. Quindi il prossimo ce l'ho. Ce l'ho dal primo al quarto. Ok. Allora se volete la proviamo questa cosa, che io mi prendo il terzo. Ma possiamo provare se faccio ball taunt. Vabbè. Cioè mi devo mettere in modo che colpisce solo me, no? Devi praticamente vieni sulla luna e io mi sposto. Ciao. Ciao. Mi è sembrato che il cioè un obliterate in testa non mi ha ucciso, né? O sbaglio? Sono 62k di fisico e 200 split. Ah no, sì, mi ammazzerebbe. Non so. Hai capito? Il primo allora lo fa colpo singolo fisico, colpo da 240 magico, colpo da 240 magico, colpo fisico. Dovrebbe essere anche 60k di fisico.
c'è dentro 60k di fisico e 250 260k sul tank di fisico. No, scusa, 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 sì, scusa. Split. Sì, 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 ho sbagliato io, ho sbagliato io. Volevo dire fa separazione che è il colpo da 80k fisico. Sì. Poi fa due colpi da 60k fisico e 240 magico e poi di nuovo un colpo da 80 fisico. Però il problema è che il primo colpo da separazione ti mette il debuff. Sì, che è quello però che ti fa prendere più danni dal quarto colpo. Dal quarto colpo, esatto. Sì, no, quello dobbiamo swapparcelo per forza. Quindi io non so, sì, sì. Pressate, non si riesce a bollarlo tutto. Allora sì, si riesce a bollarlo tutto, però non torna la bolla in tempo. No, ok. Dico, ma uno lo posso prendere io, tipo il terzo. Ah, per ora rifacciamo come abbiamo fatto adesso. Sì, quindi solo da capire un attimo. Al primo giro ti fai la bolla e te ne prendi due. E su lì siamo a posto. E io ti tanto l'ultimo colpo. Poi al secondo giro invece facciamo che uno lo faccio condividere a tutti. E tu poi lo taunti e fai la Garden Defender. Ok. E sul terzo proviamo la bolla di sal. Però me la devi chiamare tu perché io da DPS non ce l'ho gli avvisi di DBM per i tank. Praticamente lui fa il primo colpo, quindi io ti chiamerò di posizionarti e quando fa uno sguirlino grigio che non devi fare niente e poi praticamente fa lo sguirlo giallo e lì devi tauntarli. Bombe. Raggio. Occhio raga. Raggio. Bombe. Sbagliato tempista. Quindi non ti riusciamo. C'è ancora la bolla, no? C'ho la bolla, sì, sì. Ok, la fai il secondo giro. Tutti sul verde. Magic Shield Mickey. Darkness Nico. Tutti dentro. Mono pixel. Bombe via. Raggio. E vabbè. Yeah. Ti sta vita al raggio di me. Raggio. Adesso stunnarlo. Bombe ancora. Monopixel sulla luna. Bad Penny Magic Shield. Darkness Drill. Dentro. Nano Pixel. Bombe. Raggio. Fuori.
Belia? Ah, no, 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 grazie. Sembra che ti volesse vendere delle bombe. C'hai Arden Defender? Ok. Prendo questo e poi prendo la OE. Aia. Tantolo. Arden Defender. Prenditi pure lui. Ok, ottimo. Raggio. Non l'ho capito. Bombe. Bombe. Poi qua monopixel. Nove secondi per il... E tiratevi un difensivo, immunità, quello che avete. Dentro. Bombe. Raggio. Fuori. Sì, se te lo fa anche nel primo fase. Beh, di uno riesco a prendermelo. Uno te lo puoi prendere tranquillamente. Che... Non so come ho fatto a sopravvivere, forse col trinket. No, neanche. Forse perché c'avevo l'anti-magic shield, boh. Danno fisico se non usi un difensivo mi sa... e danno magico mi sa che ti shot. Che comunque 100... Basta che rimaniamo in vivi 2 o 3 di più ed è fatta. Ma ha fatto obliterate... Ma io non ho capito... 78.000 danni. Io non ho capito, ho preso un colpo di Sander. Di Sandal? Sì, esatto. Ma ha fatto... Eri sul tank. Non dovevi mai stare sul tank. Ma io ero sul blu. E poi allora che tank era sul blu. Vabbè, dai, comunque sì. Allora, si è fatto dai, bolla dai. Arden. Dovrei avere la bolla per l'ultimo. Quindi... Dai, che fa. Non devo scazzare. Quindi non c'è bisogno che uno lo piglio io? No, non dovrebbe se riesco... Non dovrebbe servire. Ma ieri l'abbiamo tirato? All'inizio. Dai che si fa, basta di non ne avvivi ed è fatto. Se posticipiamo l'Iro non cambia niente. Anzi, forse più che altro lo faccio perché se qualcuno muore almeno... L'abbiamo usato al masse. Va bene. Darebbe una mano con le cure, ma non, secondo me non è tanto un problema di cure adesso. Non bisogna non prendere i danni. Dillo alle dita sanguinanti di qualche tu. quando fa le bombe, che siamo nel cerchietto, cioè gli altri, ok, quelli con le bombe si mettono a lato, però anche voi dateci un occhio. Potete spostarvi un pochino anche voi per evitare che siate nel cerchietto giallo. A ogni cerchietto quando entra fa bombe, poi subito il beam, poi c'è e poi dobbiamo uscire. Sì. Dai. 5 4 3 2 1. Non pullate prima del tank. Ecco. Posto. Oh, bene. Non rilasciate. Dai, che battiamo 19 secondi, dai. Non pullate prima del tank, ma ha pullato il tank. No, sei andato a sinistra, no. No, 20 tutte le volte lo devo tauntare alla partenza.
Poi mi dicevate perché parti al 2. C'è un motivo perché parto al 2. Però lui dice fatto il level tank chi sono mosso. C'è ancora il banchetto. Esatto, corre, corre, come se non ci fosse. Bello che ci abbiamo pure i misdirection e non fanno niente sti misdirection. Non fanno niente, cioè, espansione. Ma sopravvalutati. Ma no, questa espansione non sarebbe una fava. Sta controllando le sue immunità. 4 3 2 1. Hola. Perfetto. Uno pizzo su verde. Dentro. Bombe. Maggio. Vabbè, occhio a non uscire prima del tempo. Allora, le prime due le prendi te. Sì. Ok. Tutti in mezzo. Sì. Ottimo. Però. No, non prenderlo qua. Declino. Declino. Bombe. Bombe ancora. Wow. Monopixel sulla luna. Anti magic shield. Darkness video. Dentro. Bombe. Puoi far raggio subito. Ok. Ma davvero? Ah, debuff. Attenzione. Ce l'hai ancora Arden Defend. Tutto in mezzo. Devo. Devo ancora. Oh. Vabbè. Dai, wipe, whippiamo subito, ragazzi. Dai. Ce l'abbiamo, DPS c'è. Ciphers
Anna, col cazzo che ti summono la prossima volta. La prossima volta te la fai a piedi. Non ci provare, vai. Va avanti, fammelo quando sei più avanti. Bastardi. Brutte persone. L'unica serie è la Raffaella. Ecco, diglielo. Sì. Lo sai che non c'è il lip. Proprio. Uno dei miei poteri. Proprio. Ah, meglio quiz. No, col cazzo che ve le faccio le caramelle. Siete tutti uguali. Siete tutti della stessa risma. Basta, le faccio solo a Andrea e a Raffi e a Ludo e a Nico. Basta. Mi piacciono le caramelle. Gli altri lontano dalla caramelle. E prendo colpe che non ho. Perché tu non sai, io non lo so cosa hai fatto, ma tu di sicuro lo sai. Lo dici. Matteo, Zilio e Luca, pronti? Sì. Sì. Quando è caramelle. 3, 4, solo da lontano però, 5, 4, 3, 2, 1. Bombe. Mangio. Suppression field. Bombe. Monopixel full verde. Magic Shield. Darkness Nico. Dentro. Bombe. Raggio subito, via. Se gira adesso scatta 90 gradi sto stronzo. Messo a dormire. Non vite. Tutti in mezzo. Vai giù, arrivo. Pure su giù. Raggio subito, eh. Raggio avversa. Bombe. Monopixel sulla luna? Monopixel sulla luna ora, fa delle bombe prima ancora. Scusa. Così però va sempre bene. Bombe via. Monopixel. Ottimo. Magic Shield. Darkness Drill. Dentro. Bombe. Pure. Bombe. Non ho visto che era mia. Un po' cieca. Io bestiaccio. Sì. Vuoi wipe? Mi sono cioccata adesso. Sono resa conto. Wipe. Sì, mi sa. Non dire bombe generico, di gli sollevati dalle balle. No, quando c'è quel casino fatica a capire chi ce l'ha. Oh, sono no, ma no, io non guardavo me stessa. Cioè, guardavo il boss, ma non ho guardato proprio me. Quindi quando diceva bombe. Non collocavo che ero io, mi base coglione. Cavi Matteo, i cavi.
Provali. I cavi, cavi, pro. No, fermo, fermo. Madonna, che cattivi che siete. No, l'elettroshock anche no. No, ma lui vi attacca le palle, non è che le attacca a caso. Cioè, ma dai, che vengono i capelli ricci. Ecco, vaffanculo. Grande. Ma anche tu, Giuseppe, potevi morire un pochino più lungo. No. Cioè, sono sopravvissuto prima per essarvi, ma hai fatto morire adesso. Rete. Il problema è che... No, ancora non avevi tutti mangiato. Aia. È vero che questo ti prende. L'altra sera stavo facendo onirica. E grazie ai gavetti di Simone l'abbiamo, oh no, abbiamo arrestato il tank e l'abbiamo finito in tempo. Quando funzionano sono utilissimi. Nico, nascondiamoci. Corrite. C'è stata questa scena di... Recano, ti uccide anche fuori da distance. Dovete pensare. No, è ancora lì, sei lì, sei lì, non ti muovere. Uccide anche stasera quando andrete in mezzo. Resettato. Ok, andiamo. Oh, era dietro la colonna, io dico. C'è un wrestler? Sì. Vai a cagare. Amo aggro il boss un'altra volta. Così. Ma questo era per il boss che hai grato? E quello di prima perché era? Perché sapevo che per il grave discorso dello schiaffo, tu non, lui non sa perché. Esatto, lui non lo sa, ma tu sì. Beh, sì. Mi fate un rest che sono pigro. A quest'ora comincio a essere pigro. E ma mica devi camminare davvero, eh. Devi solo pigiare il dito. Guarda, dopo questa una settimana che faccio test sulla app a pigiare tasti, provo a dargli le testate sopra. Dai, su che lo tiriamo giù, su. Su che lo tiriamo giù, giù che lo tiriamo su. Come dire. Io lo so già che se stasera lo tiriamo giù, Luca va a letto e piange. No, mi incazzo con una iena, ma non lo dico. Dov'è il banchetto? Porca. Buff dell'internet. Aspettate, 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 due secondi. Ok, vado. Vai. Dai, 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 congendramento. 5 minuti, 4, finiamo prima 3, se lo mazziamo. Bombe. Maggio. La volta non è, raga. Bravo. Bombe. Bolla. Più fiducia. Monopixel verde. Anti-magic shield, Nicky. Darkness, Nico. Fatto. Per un po' in anticipo. Poco. Un secondo. Mori. Occhio. Raggio. E fuori. Bombe via. Boh, quasi siete. Ok. Bombe. Tutti in mezzo. Ah, prende Thunder. Pure su notte. Ok. Bombe. Raggio prima. Tirato il raggio. Ottimo. Bombe.
gambe. Uno pixel sulla luna. Beh, 20 pixel. Darkness brillo. Dentro. Bombe. Far raggio subito dopo. Attivare il raggio. State dentro. Fuori. Bombe via. Ok. Ancora come prima, devo prendere i primi due. Sì, però li sto prendendo di altro. Yep. Mezzo. Vai, counter. Sender. Pure su giù. Tirate su qua. Taglio. Bombe. Resistete, tiene bombe. Bombe ancora. Via. Monopixel su qua sotto. Difensivi, urlo, sentirai. Già fatto, poi no. Ok, tutti dentro. Bombe. E raggio su subito. Ok, dentro. Fuori. Fuori. Vaffanculo al raggio. Vai la bolla. Ok, ottimo. Solito quando muoio Viviano è la volta buona. Fuori le bombe. Ah, lui non glielo dite che porta scicla, eh. Bolla. Ho sbagliato, muore. Porco Giuda, sono venuto. Bravi. Dai, 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 dai. Vai. È morto. Gigi. Arrestatino? No. Nulla. Dormendo. Bravi. Ma dai, niente, porca. Anche me, niente, porca. No. Ma zio, questi non lo so. Cambiamo, guarda, la classe. Sette boss e non troppi niente, dai. Basta, adesso prendo il druido. I legs poteva darle, va. Quello te lo mando direttamente nel mio mondo, Rusdo. Te lo mando direttamente nella cassetta, Gio. Mi sa che sì. A qualcuno servono. No, Luigi, io non ci sono, non potete uccidere gli altri senza di me. Lunedì vediamo, magari facciamo un paio di try, ma... No, ma scherzo, adesso... ci mancherebbe. Adesso c'è quello delle rune da spostare. Urca miseria, quello lì è tossico. Lo scriba? Lo scriba, lo scriba. Ribacchione. È bastardo. Scudo, qualcuno deve rollare lo scudo. Se no, faccio il portalino o volete fare? No, io direi che possiamo chiudere qua. Portalino. Grazie Marco. Grazie. Grazie. Buon atterraggio. No. Dai, notte a tutti. Ciao. Buonanotte. Questo che ha detto buonanotte era con Mane, è vero? Sì. Sì. Comincia a riconoscere la voce. Ha paura di te.